Breathtest o test del respiro è un esame affidabile, accurato, sensibile, riproducibile, non invasivo, semplice e indolore e quindi sicuro sia per il paziente che per l'operatore, tanto che può essere eseguito sia da pazienti pediatrici che da donne in gravidanza. Permette di diagnosticare alterazioni del sistema gastroenterico, quali malassorbimento intestinale, intolleranza agli zuccheri, come al lattosio, all'oxiloso, al sorbitolo e al fruttosio. Permette di diagnosticare la cosiddetta SIBO, ossia una nuova sovraccrescita batterica a livello dell'intestino tenue e un'alterazione del tempo di transito orocecale attraverso il breath test al lattulosio o al glucosio. Permette di studiare la permeabilità e la funzionalità della barriera intestinale attraverso il breath test al lattulosio mannitolo, la presenza di infezione dell'Helicobacter pylori a livello gastrico mediante l'urea breath test, oppure lo studio del tempo di svuotamento gastrico attraverso il test dell'acido ottanoico. Viene prescritto dallo specialista in caso di dolore e distensioni addominali, nausea, bruciori, flatulenza, meteorismo, alterazioni dell'alveo e difficoltà digestive. Come si svolge? Il paziente deve eseguire una preparazione nei giorni precedenti il test. Questa consiste nel non deve assumere antibiotici o lassativi nel mese precedente e fermenti lattici vivi nei 15 giorni precedenti il test, salvo diversa prescrizione del curante. Il giorno precedente l'esame, la dieta sarà libera, ma il pranzo dovrà terminare entro le ore 14. Il pomeriggio, il paziente dovrà assumere esclusivamente acqua liscia e la sera la cena dovrà terminare entro le ore 20 e dovrà essere esclusivamente a base di carne o pesce cucinati in modo semplice, al forno o, alla piastra con olio, sale. Non deve essere aggiunto il limone né devono essere assunti alimenti fermentabili che possono falsare il test il giorno successivo. Quindi di conseguenza devono essere eliminati la sera prima dell'esame pane, pasta, riso, pizza, altri cereali, latte e derivati soprattutto freschi, verdure, legumi, frutta e dolci. Il test consiste nella raccolta dell'espirato polmonare del paziente in un apposito sacchetto. Il paziente giungerà a digiuno il giorno del test in ambulatorio, farà la prima raccolta basale dell'espirato al tempo zero, successivamente gli verrà somministrato il substrato adatto relativo al test che è stato prescritto dallo specialista. Successivamente il paziente rientrerà in ambulatorio a intervalli regolari di 15 o di 30 minuti per campionare l'espirato polmonare durante la mattinata. Questi campioni verranno immediatamente analizzati e dosati attraverso sofisticati strumenti che sono dei gas cromatografi che attraverso una metodica molto sensibile, precisa, accurata e ripetibile andranno a quantificare la percentuale di idrogeno, metano e anidride carbonica presente all'interno dell'espirato del paziente.